Sono così felice di essere con voi oggi per raccontarvi una storia antica, ma anche una storia moderna allo stesso tempo, perché sono proprio due mondi che si incontrano. Che si incontrano e si fondono perfettamente. E lei è Deborah. Ciao. Ed ecco lei che ci porterà proprio in questo mondo meraviglioso, quello di Cameo Italiano, che vede intrecciarsi tre generazioni, quella della famiglia di Luca. Allora, il prodotto che ci presenti oggi secondo me è spettacolare. E va a raccontarci un elemento che è molto presente proprio nel cameo, giusto? Quello proprio del cupido. Vediamolo insieme. È estremamente romantico. Sì, bello. E sognante. La luna, che lo vogliamo, e poi io sono del segno del cancro, quindi la luna, sono dominata dalla luna. Siamo in due comunque. Ah sì, vedi, ci siamo trovate. Allora, abbiamo la luna e cupido. Abbiamo la luna e cupido, abbiamo chiaramente su conchiglia. Sì. Cassis, in questo caso, con fondo scuro, e abbiamo un ciondolo importante per la sua dimensione, che si può indossare sia con collane lunghe, come in questo caso, sì, sia più accostato al volto, anche se io i ciondoli importanti li preferisco più lunghi. Sì, sì. Talmente importante che con un look davvero semplice, sì, fa una grandissima figura. Ma qui pensate, le mani sapienti dei maestri incisori che realizzano questo capolavoro, sì, sono andate a creare questa luna che ci porta anche un po' nel mondo delle fiabe, perché sì, sai, la mezzaluna. A me viene in mente una mamma che sta, una futura mamma. Diventerebbe un bellissimo regalo per una futura mamma che sta portando alla luce il frutto del suo amore, quindi c'è proprio Cupido, quindi un messaggio molto bello, molto romantico. Un marito potrebbe farlo proprio alla moglie in dolce attesa, e se questo marito è particolarmente generoso, magari potrebbe anche pensare di abbinarci questi orecchini, perché no, che ci stanno veramente veramente bene. E qui abbiamo proprio Cupido, il sì, cuore, alla più simbolo d'amore, più romantico di questa parure. Forse ci sarà qualche cosa, ma per il momento per noi non c'è nulla. No. Abbiamo il Cupido cuore. Che con la freccia, sì, chiaramente, e il cuore. Oppure potrebbe essere anche regalato da un fidanzato, un aspirante tale. Anche che vuole colpire al cuore della sua bella. Con questo regalo non sbagli, o per celebrare chiaramente una ricorrenza d'amore, San Valentino, insomma. Sì. Ma poi ogni momento è buono per ricordare il proprio amore, anzi dovremmo ricordarcelo di più, di sottolineare questo amore. Allora, la forma di cuore, e che oro è questo? Oro giallo? Abbiamo un argento 925, sì, con una placcatura di oro giallo, 18 carati. Secondo me è un regalo davvero bellissimo. Sì, sì. Chiaramente possiamo pensare anche a portarli separatamente, certo, perché anche certo, gli orecchini così a cuore hanno la loro importanza. Come uno desidera. Grazie Deborah. Grazie Roberta.